Ma buona giornata a tutti i lettori di Verasport.it. Siamo con un campione del mondo, con il Saremese Kevin Liguori. Grazie di essere qua con noi, Kevin. Grazie a voi, è sempre un onore. È un onore per me, sono anche un po' emozionato, ti dico la verità, di averti qua. Vedo Inizio. già un albo d'oro incredibile dietro a te, poi mi spiegherai, magari me le indichi una per uno, che trofei hai vinto, perché a noi ci interessa anche questo. Iniziamo però con il tema coronavirus, no? Un tema molto delicato, Kevin, che sta condizionando tutta l'Italia e non solo. Un tuo commento. Guarda, allora, io questa questione qua del coronavirus l'ho iniziato a seguirla da quando era partita in Cina, perché è una cosa che comunque un po' mi affascina anche queste cose qua, queste storie, no? Purtroppo questa non è solo una storia. E Purtroppo. vedendo com'era, io mi informavo tutti i giorni. È una situazione difficile, è una situazione difficile, cioè poi chiaramente chi mira al complotto, perché forse cerca anche un piccolo albo di speranza, un qualcosa che possa cambiare la questione com'è, però chiaramente è una situazione difficile per tutto, per tutti, psicologicamente, fisicamente, economicamente principalmente, perché questo ha delle conseguenze non tanto perché dobbiamo stare a casa, che ci annoiamo tutti, ok? Ma comunque se non si lavora non si vive perché non si guadagna, non si mangia e questo può solo portare a problemi futuri. Certo. Il mondo dei motori, secondo te, come può reagire? Come reagisce tutto il resto? Quindi economicamente si ha un blackout totale e ogni mese viene annullato l'evento per il mese dopo, come abbiamo visto. Formula 1 e Moto Mondiale hanno annullato e sono i campionati, cioè sono i campionati, non sono dei campionati. Quindi se loro arrivano ad annullare, quindi a perdere decine di milioni, se forse quasi miliardi di euro, di dollari, vuol dire che la situazione è difficile. E anche nel mio piccolo, diciamo, campionati locali, campionati italiani o internazionali, purtroppo quest'anno la vedo veramente dura. È dura, però c'è quell'idea di far correre senza pubblico, che però non è la stessa cosa, Kevin. Come la pensi tu? Diciamo che io adesso prendo l'esempio della Formula 1, in certe gare forse la cosa ci può anche stare, nel senso, in America la Formula 1 non è tanto seguita e quindi anche quando tutto è aperto, quindi tutto è normale, chiamiamolo così, normale, gli spalti sono sempre quasi vuoti perché in Formula 1 regna l'Indycar. Invece Sì. poi in Europa non ne parliamo, altre parti del mondo. Comunque è sempre seguito. Il discorso di correre a porte chiuse, lì forse è sempre solo il dio denaro che porta a fare una cosa del genere, perché lo spettacolo sa da fa, come si dice. Eccoci, perfetto. Allora, però parliamo di te, Kevin, campione del mondo di Sanremo, il Legend Cars. Insomma, cosa ti ricorda Atlanta? Una città a caso. Atlanta mi ricorda tantissime emozioni. Divertimento, tanto da risate, impegno, ansia, quindi anche essendo per concentrarmi e l'emozione unica, anche qualche lacrima dopo il traguardo. Non so la situazione laggiù, però comunque in America non se la stanno passando bene, purtroppo. Sì. Ecco, è stata una gara difficile, no? Hai avuto anche qualche problema, poi sei riuscita a vincerlo grazie alle tue doti che sono uniche. Dove hai capito che la potevi vincere quella gara e diventare campione del mondo? Diciamo che è stata una gara che veramente ha avuto un grafico di ansia, di pensieri davvero stranissimo. All'inizio sono partito quinto, dopo una qualifica e una manche eliminatoria del sabato difficilissima, caso a un contatto. La qualifica è stata complicata perché eravamo proprio vicini di millesimi con due piloti finlandesi, due piloti americani. E se non sbaglio uno sudafricano e quindi la gara partendo quinto vedendo che comunque avevo un buon passo però davanti avevano la buona grinta per scappare è stata difficile principalmente psicologicamente poi con tutte le interruzioni che c'è stata durante la gara perché ogni volta che una macchina va fuori pista la gara proprio veniva interrotta tutte le macchine si trovavano sul traguardo per un discorso di sicurezza. Ogni volta sai ripartire, trovare il passo, trovare tutto, sembra facile perché comunque vai, corri, però
non è una prova libera, è una finale mondiale, cioè il traguardo sotto la bandiera a scacchi, in prima posizione ci passa solo una persona, solo una macchina. È difficile. Ci è passato Kevin Liguori, ecco, il tuo primo pensiero, qual è stato il primo? Primo pensiero, devo dire che non avevo capito. Devo dire, no. Ci sta, ci sta. Subito, anche perché l'arrivo sul traguardo è stato qualcosa di stranissimo. Allora, te lo racconto in breve. Ultimo curvone sulla sinistra, da sesta piena, quindi eravamo intorno ai 180 all'ora, ok? Tutta sinistra, poi una leggera destra e c'era il traguardo. Con tutte queste interruzioni, non sapevo mai quando era l'ultimo giro, perché per darti l'ultimo giro ti danno la bandiera bianca. In America funziona così. Allora, io ero primo, vado con dietro attaccato il finlandese, facciamo il curvone sulla sinistra e vedo che dopo un contatto di una macchina c'era un po' di fumo fuori pista, no? Che c'era, sembrava fosse qualcosa che stesse prendendo fuoco. Allora ho detto, sta a vedere che adesso metto di nuovo bandiera gialla. Faccio il destra prima del traguardo e alzo un po' il piede perché dico, adesso mi metteranno la gialla, si fermerà di nuovo tutto, bandiera gialla vuol dire che rallenta tutta la gara. Sì. Invece cos'è che succede? Vedo dallo specchietto il finlandese che arriva, bam, mi dà la botta, mi spinge sotto il traguardo e ho vinto. È incredibile. Ho detto, cosa è successo? Alla fine ho capito di aver vinto il campionato del mondo. E lì è stata un'emozione unica. Un'emozione unica, la racconti come se fosse ieri, no? Bello è quello, ti ricordi ogni particolare, come giusto che sia. Poi dietro di te vedo un albo d'oro di coppe incredibili, cioè me ne fai vedere due, dai, ai nostri lettori. Quelle più importanti, guarda un po'. Quelle più significative, diciamo. Dai. Ti faccio vedere la più importante, che è proprio la chiarissima, che è proprio quella del mondiale. Ah, questa. Eccola. Wow. Esclusiva, esclusiva per Via Sport, la coppa sì, che ha vinto Kevin. Poi, qui abbiamo la targa di campione italiano 2018. Ecco. Con tutte le piste, tutto. Quest'anno qua è stato fantastico perché per la Legend Italia è stato l'anno principale dove poi è ripartito tutto, tutto quanto. È stato un campionato con, se non sbaglio, 40 piloti. Abbiamo fatto una volta una gara da paura. Abbiamo fatto queste piste qua. Quell'anno lì sono riuscito a fare 7 vittorie su 8 eventi e 6 giri veloci su 8 eventi. Quindi ero indiavolato. Diavolato. Come vedete c'è tutto quello che riguarda la mia vita col karting. Quando ho vinto il campionato regionale Ligure, qua c'è anche un po' di polvere, c'è scritto campione assoluto Ligure. Sì, si parla vediamo, di... va bene. 5 dicembre 2009. Sì, e poi c'è anche quella dell'italiano, della Nord, c'è una bacheca importante, Kevin. Sì, questi sono i ricordi, che ci sono anche i caschi, come vedete lì. Sì, li abbiamo visti, li possiamo anche vedere. Bonecchia, c'è anche lì. C'è di tutto. E lì c'è il tuo legame con Sanremo, la tua città, no? Diciamo che è la mia città principalmente perché ci sono nato, tutto quello che c'è di legame con amici, con... la famiglia, con tutto. Poi anche col kart, quando abbiamo fatto i 2 anni grazie al Karting Club Sanremo, del kart qua a Sanremo, è stata una gara unica. Lì era ripartito un po' tutto il, diciamo, la voglia di kart, la voglia di motorsport anche qua, grazie anche principalmente alla presenza della pista degli Oleandri, che era il fulcro di tutti gli appassionati anche per la domenica e tutto. Poi purtroppo per varie ragioni tutto è andato a morire, anche lì è morto tutto. Però chiaramente Sanremo è la mia città e lo sarà sempre. Condividi questa passione con tuo papà, questa cosa dobbiamo dirla, perché tuo papà guida ancora, corre ancora, è vero? Adesso non ce l'abbiamo qua, ma lo salutiamo. Però mi spieghi questo legame, no? Anche con tuo papà, questa passione, lui che ti spinge, sei tu che spingi lui, com'è questa storia? Interessante. Che tutto è nato come normale, nel senso che lui insegnava a me come andare. Tutto è nato da vieni a provare, perché anche mio fratello aveva iniziato a girare, che è un fratello maggiore, aveva iniziato a girare, soltanto che non gli piaceva tanto, allora ha lasciato stare. Poi a me piaceva un po' i motori, sono sempre stato uno un po' matto, diciamo, no? Sai, il solito casinista, e quindi mi piacevano anche i motori. Per esempio qua a casa, che sono in campagna, con un
con un trattorino di plastica mi lanciavo giù dalla discesina e dovevo centrare il ciliegio per fermarmi perché sennò andavo di sotto, no? E così è andato tutto. Poi lui piano piano col kart, quello piccolino, mi ha insegnato dove frenare, come accelerare, dove accelerare, piano piano, piano piano, piano piano, e poi ho iniziato a insegnargli io dove accelerare, dove Quindi si sono scambiati i ruoli. Esatto, direi anche che è stato un ottimo insegnamento e corre ancora adesso con le Legend. Abbiamo fatto la gara poco tempo fa con Twingo, Ci sono, ti preoccupare, vai avanti. con la Twingo Cup, abbiamo fatto l'Endurance grazie a Danilo di Sister Telecomunicazioni. E quindi sì, lui è sempre in mezzo, alla fine i motori sono la sua passione. Parliamo di futuro, Kevin. Cosa vedi? Adesso c'è questa purtroppo pandemia, quindi bisogna aspettare. C'è qualcosa che bolle in pentola? Interessante, che ci puoi rilevare? Questo discorso del coronavirus purtroppo taglia le gambe anche a questo, perché proprio dopo la vittoria del mondiale la mia idea era battere il ferro finché è caldo, e Certo, purtroppo giusto. adesso questo proprio è una botta che è un po' pesantuccia, però chiaramente non si molla mai. Per il 2020 eravamo in trattativa per fare il campionato italiano Twingo Cup, quindi il campionato Renault, e fare anche qualche tappa di campionato europeo Twingo. Volevo spostarmi sul turismo, su una macchina derivata dalla serie, per provare a scalare questa montagna sempre più ripida, purtroppo sempre derivata dal discorso costi e tutto, per il mondo diciamo del GT, quindi auto da turismo derivate dalla serie, perché comunque si chiamano ruote coperte. Invece le ruote scoperte, per far capire più o meno la Formula 1, quelli sono veramente mondi che sono inaccessibili a gente che non è figlia di qualche super imprenditore Quindi Kevin monegasco. Ligure in Formula 1, niente. Diciamo L'ho che... chiesto a un collega tuo che forse conosci pure, Federico Sparanti, che saluto. Lui ha detto il mio sogno, no? Lui pagò Certo. carta. Non lo metti come sogno nel cassetto la Formula 1, Kevin? È una mia curiosità questa. Guarda, allora ti dirò molto, molto sinceramente. Quando ero più piccolo, sì, c'era cioè il mio sogno e tutto. Invece, crescendo, no, e capendo principalmente come gira il mondo del motorsport, su tante questioni a volte devo dire che mi arrabbio invece che dire bello, vorrei. Invece, mi arrabbio perché c'è tanta gente che non merita. Questo tra virgolette, comunque, non merita così tanto il posto in cui è, ma lo è lì solo per un discorso monetario. Quindi, certo, chiaramente è il mio sogno, è tutto, ma in ogni caso preferisco sognare su qualcosa che forse posso permettermi, posso vedere un giorno veramente. Da campione mondiale, che consiglio pensi di dare ai più piccoli che vogliono intraprendere questa carriera? Allora, chiaramente è un mondo difficile, perché al contrario di altri è, diciamo che è un pochino più complicato dal punto di vista dell'impegno, impegno intendo 360 gradi, quindi monetario, di tutto quanto, però c'è da dire che non bisogna per forza avere il sedere su un sedile di una GT, di una macchina da 600 cavalli, 1000 cavalli, da 400-500 mila euro per divertirsi e per sentirsi pilota. Basta anche semplicemente un go-kart raccimolato in cantina, mezzo rotto con gli amici, in mezzo a altri piloti in un circuito, e quello è già essere piloti. E quindi quello già ti fa divertire e ti dà sensazioni uniche. Kevin, concludiamo con il classico messaggio. No, io resto a casa. Bisogna stare a casa così ne usciamo prima. Gli dai un messaggio ai tuoi coetanei, soprattutto. Allora, È difficile, però. io sto soffrendo tanto quanto voi, e vedendo queste coppe, vedendo questi caschi, è ancora più difficile, però pensare che anche semplicemente guardare la Formula 1, guardare il motomondiale, andare in pista, correre, può tornare ad essere solo stando a casa. E proprio adesso che vediamo la luce in fondo al tunnel,
Teniamo duro, proviamoci almeno, perché è dura, lo so, perché io alla fine sono un ragazzo come tanti altri che voglio riuscire e spaccare il mondo, ma teniamo duro. Allora, tutto casa con capelli buoni, a me piace. Ti piace? Me la promuovi? Tanta roba, sì. Ok, allora, io ringrazio Kevin Liguori, campione mondiale di Agile Calza, di essere stato qua con me e con Liberasport.it. Grazie, Kevin. Grazie mille a voi, grazie di Vera Sport, è sempre un piacere. Alla prossima, spero. Alla prossima, ciao Kevin, in bocca al lupo per tutto. Ciao.